guardi sempre all'interesse nazionale in ogni azione che fa, predisponendo quelle che sono strategie che possano essere idonee a questo tipo di percorso. Non siamo mai mancati nel contestare le cose che non condividevamo dei governi che si sono susseguiti, siamo stati però sempre in grado di proporre delle strade alternative e anche di animare un dibattito parlamentare che, mi permetto di dire, molto spesso è stato da stimolo per arrivare a degli obiettivi che miglioravano la condizione della nostra nazione, che resta ovviamente il punto principale sul quale lavoriamo. Ringrazio i giornalisti presenti e numerosi per l'attenzione che stanno dando a questo convegno, che segna una modalità di sviluppo che adesso andrò a descrivere, di confronto tra le diversi ambiti che possono essere protagonisti in una vicenda che vuole rappresentare la ricerca della strategia, della strada corretta per rilanciare la nazione, e parte proprio dall'asset strategico della siderurgia oggi, che è in grande crisi, ed è in grande crisi anche e soprattutto per un'assenza di strategia chiara che sappia decidere per i singoli impianti di interesse nazionale, ma non solo, quella che deve essere la strada da percorrere. Abbiamo una rappresentanza che vado ad indicare in termini territoriali perché resta più semplice, partendo però dal nostro co-presidente del gruppo dell'ECR al Parlamento europeo, perché non sfugge a nessuno che questa dimensione di dibattito non può essere esclusivamente nazionale, ma va riportata su un profilo almeno europeo, se non mondiale, con il tentativo di avere anche sul piano europeo una strategia che sposi con un percorso che possa essere costruito da un governo italiano che per ora, a nostro avviso, è mancato. Quindi saluto l'onorevole Raffaele Fitto. Abbiamo la presenza di una degli esponenti del mondo universitario, professore di economia applicata presso l'Università Luis Guido Carli, il professor Pozzi, che ci rappresenterà anche la visione del mondo accademico su questo tipo di scenario. Dalla Puglia abbiamo la presenza del consigliere regionale Perrini, del collega Marcello Gemmato e di Rocco Palombella, segretario nazionale della UILM. Da Genova ci sarà ed è presente con noi, anche se dovrà lasciarci non presto perché, come vedete, è in macchina e si dirige a Limone Piemonte per questioni che riguardano ovviamente la sua regione, l'assessore Gianni Berrino, che saluto, e Rocco Genca, delegato della CISL ILVA. Da Terni invece abbiamo il collega senatore Franco Zaffini, la capogruppo della regione Eleonora Pace, che è il nostro capogruppo regionale, e Marco Cecconi, che è il coordinatore della città di Terni di Fratelli d'Italia. Abbiamo il responsabile Daniele Francescangeli, vice responsabile della siderurgia dell'UGL, Marco Bruni, RSU, sempre di Terni. E da Piombino il sindaco di Fratelli d'Italia, Francesco Ferrari, senatore Patrizio La Pietra, che è in commissione attività produttive al Senato, e il capogruppo della regione Francesco Torselli. E in ultimo, non per importanza, l'amico Fabio Scoccimarro, assessore della regione Friuli all'ambiente. Qual è la sfida che proveremo ad affrontare con un dibattito che porteremo presto in Parlamento, proprio grazie a una mozione presentata al Senato da Adolfo Urso e alla Camera dal Presidente Meloni? Una mozione che provi a delineare quali sono le linee strategiche per affrontare i diversi piani che devono essere attenzionati quando si parla di questo argomento. Sicuramente la sicurezza, sicuramente l'ambiente, sicuramente lo sviluppo economico, sicuramente lo sviluppo di un'economia nazionale che si domanda
se può rinunciare a l'acciaio e alla sua produzione nell'ambito del nostro territorio. A queste domande non darò ovviamente io una risposta, speriamo che sia invece frutto del dibattito e del contributo di tutto per arrivare poi a valorizzare nella sede opportuna, quella del Parlamento, questi argomenti, confrontandoci con le altre forze politiche secondo un modello che noi riteniamo virtuoso, che parta da punti di convergenza che sono quelli, ripeto, che nelle altre nazioni vengono considerati scontati, l'interesse nazionale. Le forze politiche possono dividersi su tante cose, su impostazioni, sui valori di riferimento, dovrebbero però trovarsi, a prescindere da chi governa pro tempore, sulle grandi scelte di indirizzo. Ecco, quello dello sviluppo economico della nazione, della tutela dell'ambiente, della sicurezza dei cittadini e della loro salute è un interesse preordinato alle altre divisioni che possono avvenire. Ovviamente in questo ambito non va tenuto in considerazione in termini secondari il mondo del lavoro, che è protagonista. Ci sono diverse strade che si possono seguire, alcune in, come a Trieste sono state seguite nell'ambito della riconversione, non è detto che possono essere idonee per essere applicate invece negli altri impianti, fondamentali che esistono nella nostra nazione, e quindi il confronto anche oggi può riuscire a fare un po' luce su quelle che sono le diverse impostazioni per cercare poi di arrivare a questo modello anche in ambito nazionale. La sfida che noi lanciamo al governo, quello di tavoli comuni che mettano tra opposizioni e maggioranze in primo piano delle strategie che, ribadisco, travalicano la singola stagione nella quale si è all'opposizione e al governo e invece si assumano delle responsabilità. All'opposizione spesso non si chiede questo, l'opposizione guarda e critica, e noi invece guardiamo, critichiamo, ma anche proponiamo delle alternative. Alcuni degli argomenti che verranno trattati sono ovviamente quelli del Golden Power, la possibilità di evitare che ci sia a danno della nostra nazione uno shopping selvaggio, tra virgolette, lo semplifico così, ma poi verrà ben approfondito, che devastano alcuni nostri settori, e quello industriale in particolare. Si tornerà a ragionare della vicenda dello scudo penale, è evidente che nessuno mette a rischio se stesso se non viene garantito rispetto agli errori del passato, non agli errori che compie né agli errori che compierà eventualmente in futuro, ma certamente quelli del passato. Il ruolo e gli investimenti dello Stato per salvaguardare l'occupazione, per salvaguardare o ragionare di riconversioni, ma anche di come implementare questo tipo di settore non solo in termini di produttività, ma anche in termini di trasporti, di collegamenti, che spesso penalizzano l'intera filiera produttiva, e della filiera produttiva che deve essere conseguentemente rafforzata nell'eventualità si scelga di rafforzare la produzione dell'acciaio in Italia. Dicevo, i tempi dei social prevedono interventi brevi, sono tanti gli ospiti, quindi restituisco la parola immediatamente al senatore Adolfo Urso, ringraziandolo ancora una volta per aver organizzato un webinar, così si dice, mi sembra, di alto profilo, e lo vedo un po' sofferente, gli auguro ovviamente una pronta guarigione, ma alla sua abnegazione è ovviamente totale, quindi è al suo posto anche oggi. Buon lavoro, e ovviamente resteremo tutti collegati. Saluto anche Carlo Fidanza, capogruppo in Europa, che ci ha raggiunto oggi. Forse ho dimenticato qualcuno, nel caso sarà Adolfo ovviamente ad aiutarmi a correggere l'errore. Buon lavoro. Grazie Francesco, che ha introdotto e illustrato qual è il significato in questo meeting, quello di un partito che sulle prospettive, sugli argomenti e sugli asset strategici del Paese intende proporre, essendo un'opposizione patriottica, costruttiva e quindi collaborativa, quali possono essere le soluzioni, e confrontarsi con gli altri attori, in questo caso con gli attori del territorio, i nostri esponenti politici, ma soprattutto i rappresentanti delle forze sindacali e quindi dei lavoratori e quelli degli enti locali, su come
costruire un futuro per la siderurgia italiana nel rispetto, che è la nostra priorità, della salute e dell'ambiente. Ebbene, in questa prospettiva abbiamo invitato ovviamente, e ci ascoltano, giornalisti locali e nazionali che seguono il tema e che possono poi, e li ringrazio, prospettarla in più ampio respiro. Il meeting si tratta anche di affrontare l'emergenza, questo lo dicono anche diciamo le uscite, le proteste, le dichiarazioni delle ultime ore. Siamo in una fase non di attualità ma di emergenza, sia per quanto riguarda l'attuazione degli accordi già sottoscritti per il rilancio e la ristrutturazione dell'Ilva di Taranto, sia per quanto riguarda, altrettanto importante ovviamente, le ricadute nel sito di Genova, sia per quanto riguarda l'altro grande sito produttivo, quello di Piombino, laddove l'altra impresa indiana, Jindal, che è presente nel nostro territorio, ha presentato in zona cosiddetta Cesarini un piano industriale che di fatto appare estremamente fumoso per le modalità e per le tempistiche che sono contenuti, e vi è già l'allarme delle forze sindacali per il mantenimento e la riconversione produttiva del sito, che rischia di essere pregiudicata, sia per quanto riguarda l'altro importante sito, quello di Terni, che prima veniva citato, in cui il gruppo ThyssenKrupp, il gruppo tedesco che ne possiede la proprietà, ha già annunciato da tempo l'intenzione di cedere il sito, anche perché sta uscendo dal settore a livello globale. Ebbene, vi è l'esempio di Trieste, un esempio che poi verrà illustrato dal nostro assessore, che è un esempio, ma non è la strada che si può percorrere in ogni caso. Fratelli d'Italia ha presentato una mozione in cui dà le indicazioni, se vogliamo, le coordinate che a suo avviso, a nostro avviso, sono necessarie per affrontare al meglio questo che è un aspetto fondamentale del sistema produttivo, economico e finanziario del nostro Paese, in cui qui più che altrove si scommette quello che riteniamo noi debba essere la nuova funzione dello Stato in Europa e in Occidente. Lo Stato stratega, come qualcuno l'ha definito, cioè lo Stato che interviene nel delineare e talvolta anche nel determinare quello che sono gli sviluppi fondamentali negli asset che ritiene strategici. La siderurgia sicuramente è stata ed è un asset strategico del Paese, tanto più di un Paese come l'Italia, che non vuole rinunciare alla sua industria metalmeccanica, alla sua manifatturia, agli impianti automobilistici, agli impianti nel settore del bianco, alle catene ferroviarie, a tutti coloro che in questi ultimi decenni hanno potuto utilizzare la siderurgia italiana come elemento importante della propria competitività globale. Per questo nella nostra mozione noi chiediamo la nascita di un tavolo nazionale siderurgico, e dopo, io mi auguro, aver letta la mozione che abbiamo depositata 3 settimane fa, l'attuale ministro Giorgetti ha convocato un tavolo di governo che dovrebbe essere un tavolo unitario. Noi ci aspettiamo che si faccia qualcosa di più e di meglio, un tavolo in cui mettere tutte le forze sociali e produttive del Paese, che sono attori in questo campo, insieme alle forze degli enti locali e a coloro che possono, perché ne hanno le capacità, intervenire come imprese in questo campo. Un tavolo che serva a delineare cosa? Quello che nella mozione abbiamo definito assolutamente necessario: un piano nazionale della siderurgia, che analizzi qual è l'evoluzione del mercato globale, che analizzi qual è l'evoluzione della tecnologia e che riesca a definire quale può essere il ruolo della siderurgia italiana nel quadro del mercato globale, dei nuovi attori, nel contesto europeo e certamente a supporto delle filiere produttive del nostro Paese e in generale delle filiere produttive europee. Ovviamente, lo abbiamo detto all'inizio, nel rispetto dell'ambiente e soprattutto della salute dei cittadini,
e per questo abbiamo indicato la possibilità di utilizzare le risorse del Recovery Fund, quelle per la transizione ecologica e anche quelle per la transizione digitale, ai fini della riconversione produttiva e della riqualificazione ambientale dei siti e delle località in cui essi agiscono. Quindi innanzitutto un piano nazionale siderurgico per capire quale può essere il futuro della siderurgia, dei settori produttivi ad essi collegati. Nel contempo la riproposizione della Golden Power, perché quando il ministro Giorgetti 2 settimane fa circa ha detto di essere disposto a utilizzare la Golden Power, purtroppo gli uffici non lo hanno informato a sufficienza, perché la Golden Power nel settore siderurgico è scaduta il 31 dicembre dello scorso anno, era meramente temporanea, introdotta peraltro da noi alla Camera dei Deputati come emendamento dell'opposizione di allora e che il governo aveva recepito al decreto liquidità di aprile. Era stata appunto estesa la Golden Power anche al settore siderurgico, ma poi questa estensione, questa norma è scaduta il 31 dicembre dello scorso anno. E quindi noi abbiamo presentato un ordine del giorno che è stato accolto dal governo al Senato, al decreto proroghe. Non potevamo fare altro con emendamenti, perché era l'ultima ora, come sempre, prima che il decreto scadesse. L'ordine del giorno è stato accolto. Il governo ha capito la necessità. Ebbene, ci aspettiamo la norma che proroghi la Golden Power sulla siderurgia almeno per l'anno in corso. E questo affinché il ministro Giorgetti non abbia in mano un'arma scarica, perché se non c'è la norma, come fa a porre la Golden Power? Prima rialziamo la norma, ed è il secondo punto della nostra mozione. Nel contempo, noi riteniamo appunto che per meglio realizzare questo piano vanno utilizzate al massimo le risorse europee che provengono dal Recovery Fund e non soltanto dal Recovery Fund, all'interno di un quadro che punti al rispetto dell'ambiente e della salute. E per questo abbiamo qui con noi, e poi darò anche a lui la parola, il nostro co-presidente del gruppo europeo dei conservatori e dei riformisti, uno dei principali gruppi presenti in Europa, l'amico Raffaele Fitto, che è stato anche presidente della regione in Puglia e quindi è molto competente in materia. Vi ho illustrato alcuni aspetti della nostra mozione e vi dico anche, in conclusione, che noi siamo preoccupati della fuoriuscita dei gruppi industriali stranieri, perché il fatto stesso che oggi i nostri siti siderurgici siano sostanzialmente in mano straniera, 2 gruppi indiani, Taranto, Ilva e quindi Genova e Piombino e Terni, come tradizione da lungo tempo, e che questi gruppi abbiano manifestato l'intenzione o in modo chiaro come a Terni, o di fatto manifestato l'intenzione, o comunque qualcuno sospetta che sia questa la loro intenzione, quella di uscire da Taranto e da Piombino, ci pone un problema di politica industriale e di intervento finanziario che soltanto lo Stato può delineare appieno, anche con la collaborazione, ed è un aspetto che noi abbiamo richiamato nella nostra mozione, delle nostre imprese, perché le imprese italiane nel settore e nella filiera sono molto importanti, con una grande capacità di governance, di management, con una grande potenzialità sia per quanto riguarda la commercializzazione sia anche per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico dell'industria, vanno coinvolti nel piano perché potrebbero essere degli attori significativi nel quadro della ristrutturazione anche finanziaria e societaria di queste aziende, soprattutto se dovessero uscire questi partner stranieri, che noi ci auguriamo restino nel nostro paese, o a fronte di altri partner stranieri che potrebbero associarti adesso. Ebbene, in questo quadro concludo davvero dicendo: non può essere la magistratura a stabilire i tempi. È vero che nel nostro paese la magistratura svolge spesso un ruolo di supplenza, in questo caso forse di eccessiva supplenza rispetto all'assenza dello Stato, ma non può essere la politica industriale realizzata dalla magistratura. La magistratura deve perseguire i reati. Allo Stato il compito di realizzare la strategia industriale. Lo Stato deve essere presente, stratega, qui più che mai. Se necessario, mettendo in campo, come ha fatto Invitalia,
se necessario, mettendo in campo all'interno del progetto di patrimonio destinato anche cassa, depositi e prestiti. I tempi non li può stabilire la magistratura. I tempi e gli obiettivi li deve stabilire lo Stato nel rispetto delle leggi. Poi, se le leggi non sono rispettate, ovviamente intervenga la magistratura. Bene, a questo punto, nel ringraziarvi voi e soprattutto nel ringraziare i giornalisti, passerei la parola, se lui è disponibile, al professor Cesare Pozzi per un breve intervento. Mi auguro che tutti, dopo di noi, realizzino degli interventi brevi, efficaci, se necessari critici o propositivi, nei tempi dei web su internet. Professor Cesare Pozzi, a lei la parola. Professor Pozzi? Senatore, mi sente? Ecco, la sento, la sentiamo tutti, a lei la parola. Perfetto, perfetto. Cerco di essere breve. I ringraziamenti che, come in tutti i webinar, devo fare, i saluti, insomma, le persone che conosco, e comunque ringraziamenti perché mi fa piacere, come dire, fornire un minimo contributo dal punto di vista per il mestiere che faccio, quindi sono un professore universitario, però insegnare economia è una disciplina particolare, supporta il processo di assunzione della decisione nella realtà, influenza le norme cui voi avete fatto riferimento, influenza anche il modo di intendere il funzionamento dei sistemi. Prima ha parlato di stato stratega. D'accordo, allora il punto è fondamentale, oggi parliamo di siderurgia, però se si parla di stato stratega si deve guardare ad una nuova visione, che non è nuova, è antica, perché poi che lo Stato sia o possa essere stratega è un tema che è stato nel dibattito da tanti anni, però si deve guardare ad un nuovo modo di intendere il funzionamento economico dei nostri stati, e il tema economico è rilevante. La maggior parte della vita delle persone ora è guidata da motivazioni di natura economica, quindi il tema della siderurgia è centrale, ma si inserisce all'interno di quello che dovrebbe essere un cambiamento culturale, e lì voi come politici potete giocare un ruolo importante. Allora, lo Stato è, come dire, lo Stato stratega. Allora, parlare di strategia dello Stato in economia vuol dire aver chiaro che il modo ortodosso di intendere il funzionamento dell'economia, che guarda al mercato come istituzione di riferimento, può creare dei problemi a delle comunità. C'era un autore americano, mi perdonate il riferimento, ma perché come dire, questo aiuta, un autore americano che si chiamava Arthur, anzi che si chiama perché è ancora vivo, che sostiene che il modo migliore per capire come funziona un'economia di mercato deregolamentata, la più libera possibile, è la parabola delle mine. Luca 19:26, siamo, come dire, siamo in un paese cattolico in qualche modo, quindi che cosa dice la parabola delle mine, un pezzo estratto, 19:26: a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto. Un'economia di mercato funziona così, quindi fondamentalmente, dice Arthur, autore americano, chi ha sempre di più e chi non ha sempre di meno. Allora, in questo è un'osservazione, ci deve essere, allora, una comunità come la nostra, che è una comunità che ha prodotto tanta capacità di fare, stiamo parlando della siderurgia, d'accordo, è un settore di base, però pensiamo a tutto quello che siamo in grado di fare con la trasformazione, con i prodotti di quel mercato. Allora una comunità come la nostra deve stare molto attenta a intervenire in tutti quegli ambiti in cui l'iniziativa privata si interrompe, uso un termine economico, fallisce. Il fallimento, gli economisti si occupano solo di fallimenti di mercato. Allora attenzione, c'è il tema del fallimento dell'iniziativa privata, che può essere temporaneo. Allora lì c'è uno spazio enorme, e per dire, ecco, sono cose che ha raccontato anche Keynes nel 1936, per dire, il dibattito è antico. Attenzione, lì serve, in un'economia e in uno Stato liberale, serve l'intervento pubblico, serve l'intervento dello Stato. Ora, l'intervento dello Stato però va pensato in una logica di sistema, quindi quando si parla di Stato stratega si deve guardare al funzionamento complessivo, non all'intervento, come dire, estemporaneo, l'intervento emergenziale in un ambito. Quindi
Questa cosa deve essere chiara. Fare politica industriale vuol dire cercare di fare riferimento a tutte le leve che una comunità può usare per poter, come dire, essere, uso un termine bruttissimo, si usa tanto adesso, resiliente. Allora, per dare un obiettivo diverso, una comunità deve guardare, e questo è l'unico patto intergenerazionale, alla sua capacità di essere presente anche nel futuro, e per questo si devono guardare alle conoscenze, alle competenze, queste sono fondamentali. Allora, in un settore come quello della siderurgia si è fatto riferimento al tema del piano nazionale, si è fatto riferimento alla necessità di attivare tanti fondi su questo. Allora, attenzione, quello che è importante è avere una logica appunto di sistema. La siderurgia va vista all'interno di un sistema che deve essere nazionale. Dobbiamo ricominciare a guardare, se vogliamo resettare e ripartire da adesso in avanti, quali sono le conoscenze, le competenze sviluppate in questo ambito, ma dobbiamo guardare anche alla domanda, guardando anche al contesto globale. Attenzione, la strategia si scopre, la strategia non si inventa. Quello che è il ruolo delle forze politiche è scoprire la strategia di un paese. Per scoprire la strategia di un paese, Sun Tzu, devo conoscere il mio contesto, devo conoscere le mie forze, non tutto ciò che si potrebbe fare si può fare. Quindi si scopre una strategia e poi si attua una strategia. Quello diventa un problema di tattiche, e lì mi servono degli apparati di governo che abbiano la conoscenza anche del funzionamento dei mercati. Noi questa l'abbiamo persa, è anche un altro punto fondamentale. Guardiamo all'intervento sui mercati solo guardando dal punto di vista finanziario, quindi mi permetto di integrare, va benissimo Cassa Depositi e Prestiti, va benissimo Invitalia, ma quello che purtroppo oggi non c'è più in Italia è la capacità degli apparati pubblici di conoscere i mercati reali. Non basta solo mettere le risorse finanziarie, l'Italia ancora ne ha, ma bisogna guardare anche alla capacità dell'economia reale. Quindi il mercato della siderurgia lo devo guardare dal punto di vista anche della domanda. La domanda futura quale potrà essere? L'Italia è un paese che vuole generare condizioni di reshoring. Prima avete definito il bianco, l'autovettura e quant'altro, tra i principali clienti dell'industria siderurgica. Ma ci sono oggi in Italia e soprattutto ci saranno? Allora, aver chiaro, il reshoring è un tema fondamentale. Un paese che è stato manifatturiero come l'Italia non dovrebbe abbandonare. Cioè, mentre un paese che non lo è mai stato fa un'enorme fatica a riposizionarsi in un contesto globale, un paese che ha avuto capacità manifatturiera rilevante non la dovrebbe mai abbandonare. E attenzione, perché negli ultimi 20 anni la produzione manifatturiera in Italia si è ridotta di quasi il 16%. Attenzione, negli ultimi... Mi sente? La sento, le chiedo di concludere. Perfetto, allora attenzione, la produzione manifatturiera si è ridotta in 20 anni di quasi il 16%, ma in questi 20 anni il valore aggiunto globale nella manifattura si è raddoppiato. Quindi l'Italia ha un problema enorme, era molto presente 20 anni fa, adesso il suo posizionamento relativo sta precipitando, perché siamo rozzo per rozzo a meno 30%. Allora, la siderurgia è un punto fondamentale, ma la dobbiamo vedere in una logica di sistema. Quindi, reshoring, sì, e quali sono le azioni per il reshoring? Perfetto, a quel punto la domanda di siderurgia cambia completamente. Poi, infrastrutture, qual è il piano infrastrutturale del paese? Anche questo va visto in una logica di sistema, altrimenti l'intervento sulla siderurgia è un intervento di emergenza. Quindi, se politica industriale richiede sistema, e come giustamente ha detto lei, il tema ambientale, oggi si può fare siderurgia in maniera diversa, ma cosa intendiamo fare? L'ambiente, la tutela dell'ambiente, sia fare siderurgia in maniera diversa, ma anche pensare eventualmente a riconvertire delle aree, perché queste sono industrie di processo, devono lavorare al massimo della capacità produttiva. Quindi pensiamo alla domanda da ora in futuro e cerchiamo di capire quanto possiamo lasciare sul territorio. E dove non possiamo lasciare, interveniamo. Questo sì, e l'ambiente ci aiuta tanto. Ha citato i fondi del Recovery Fund e quant'altro. Usiamo tutto quello che si può usare. Ha parlato, e concludo, anche di tattiche.
usare il Golden Power è una tattica. Quante cose si possono fare oggi sulla base del quadro di normative vigenti, ma bisogna avere l'intelligenza di capire come le norme si possono interpretare a vantaggio del nostro paese. Questo è fondamentale. Grazie professore. E non a caso il prossimo meeting venerdì è sulla Iveco, poi seguirà uno sull'automotive. Noi riteniamo che tutto va, tutto si tenga, e tanto più in questo campo, perché la siderurgia è a fondamenta del resto. E noi siamo convinti che ci vuole una politica di reshoring nel nostro paese, che resta una delle grandi nazioni manufatturiere italiane ed europee. Bene, la parola a questo punto la darei a Raffaele Fitto per l'aspetto europeo, chiedendo subito dopo se è possibile procedere con l'intervento di alcuni sindacalisti che abbiamo invitato a partecipare. In modo specifico, poi loro alzeranno la mano se lo vorranno, a Rocco Palombella, segretario nazionale della UILM, ma anche al Rocco Gengo, delegato della CISL di Genova, e a seguire velocemente a Gianni Berrino, nostro assessore, che potrà lasciarci. Quindi a te Raffaele Fitto, mi auguro che gli altri si preparino se vogliono, se no passiamo l'altra mano e poi parleranno dopo. Raffaele. Grazie Adolfo. Sì, grazie Adolfo, grazie per l'iniziativa che ritengo ottima, sia dal punto di vista della strategia, per la rilevanza del tema, sia dal punto di vista anche del raccordo, perché chiamare insieme tutte le realtà del nostro paese dà anche l'idea e la volontà di un dialogo e di una proposta unitaria che guardi ad un tema centrale per il futuro del nostro paese. Grazie anche a Francesco Lollobrigida dal partito, che ha voluto mettere in campo questa iniziativa, che si muove sul filone non dell'opposizione critica e strumentale, ma dell'opposizione che propone, e questo penso che sia un fatto molto importante. Io vorrei fare alcune considerazioni molto rapide per stare ai tempi e alla sollecitazione anche di Adolfo, quindi non andare oltre. La prima considerazione: mentre noi siamo qui a fare questo webinar, stamattina ci sono alcune centinaia di imprese dell'indotto dell'Ilva di Taranto sotto la prefettura per un sit-in per incontrare il prefetto. Perché faccio questo riferimento? Perché è un po' la dinamica con la quale noi stiamo avendo a che fare su questa vicenda dell'Ilva, ma anche del settore siderurgico in generale. E dico questo perché? Perché purtroppo noi dobbiamo partire con un'iniziativa che dica con chiarezza alcune cose. Dal 2012 ad oggi noi non abbiamo avuto nessun atto di politica industriale su un settore fondamentale per il nostro paese. Abbiamo inseguito i provvedimenti della magistratura, che non può essere l'interlocutore di una vicenda di questo tipo, o che addirittura determini le soluzioni, e non abbiamo mai avuto una visione d'insieme delle questioni di cui noi stiamo cercando di, appunto, di dare delle indicazioni a partire da questa iniziativa. Siamo in una situazione nella quale molti arruffapopoli parlano, per sentito dire, di decarbonizzazione da anni, salvo poi immaginare che su questo non ci sia stato un solo investimento. Siamo in un paese nel quale abbiamo avuto anche dei ministri, io voglio fare queste considerazioni un po' più politiche, ma che ritengo fondamentali, che sono andati a comiziare sul sito del TAP, del gasdotto transadriatico che si è realizzato nella mia regione, ottenendo un doppio risultato perfetto: autorizzare la realizzazione, contrastare e non ottenere i 30-40 milioni di euro di compensazioni immediate, e non trattare soprattutto un prezzo adeguato, per esempio penso all'Ilva di Taranto e alla centrale di Cerano, che avrebbero avuto la possibilità e la chance in tema ambientale di individuare una opportunità utilizzando questo tipo di iniziativa. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo una visione imbarazzante anche di questo futuro, di questa situazione, nella quale lo accennava il professor Pozzi, lo voglio richiamare io, non c'è un'idea strategica sulle questioni fondamentali. Si parla di una delle voci principali per poter implementare la produzione di acciaio, e quindi fondamentale per il nostro paese, il tema delle costruzioni. Abbiamo 70 miliardi di euro bloccati, ci si parla intorno addosso dello sblocca cantieri. Si parla in questo momento di un altro aspetto molto importante, che secondo me è collegato: dove prenderanno l'acciaio la nuova iniziativa nata dall'accorpamento della ex Fiat, che oggi ha una rilevanza della presenza in Francia? Utilizzeranno acciaio da quali siti? Se ci si è posto il problema in termini industriali di questa dimensione?
Terza questione, anche tutte le varie delocalizzazioni del settore degli elettrodomestici, che rappresenta un altro filone molto preoccupante. Metto queste cose perché siamo alla vigilia di una programmazione molto importante, quella europea alla quale facevi riferimento. Benissimo, questa programmazione non è solamente quella del Next Generation più in generale, dove io penso e temo che su molte questioni ci sia molta propaganda rispetto ad una visione molto ideologica che guarda ad una scelta che rischia di penalizzare l'aspetto produttivo, cosa di cui noi dobbiamo invece essere tutori e garanti, perché è fondamentale in questo senso nella compatibilità di carattere ambientale. Però anche in questo senso noi dobbiamo ricordare che, oltre al recovery plan, di cui si fa un gran parlare, per il quale ancora non comprendiamo, non conosciamo quali sono i riferimenti sui quali poter intervenire, esiste una programmazione ordinaria, se così possiamo dirla, perché non è stato approvato solamente il piano nazionale dei singoli paesi, ma è stata anche approvata la programmazione ordinaria, la cosiddetta politica di coesione, che vale tanto quanto, se non di più, il recovery plan. Quindi anche in questo contesto penso che sia fondamentale chiarire questo. Ultima considerazione flash che voglio fare rispetto anche a queste possibilità è quello del coinvolgimento dello Stato. Da febbraio bisognava firmare il decreto dell'azione di Invitalia con una quota capitale di 400 milioni di euro, senza alcuna strategia. Si è sottoscritto successivamente un'intesa con Leonardo e con Saipem, che hanno invece una tecnologia finalizzata in questo senso. Non si comprende perché si scelga un'azienda come Invitalia per poi utilizzare le competenze di altre aziende, penso a Leonardo e a Saipem. Quindi mi sembra che ci sia anche grande confusione rispetto un po' alle scelte che devono essere portate avanti, e soprattutto ritengo fondamentale in questo contesto cogliere le opportunità finanziarie che ci sono a livello europeo avendo un progetto. Il tema del recovery plan e il tema della programmazione ci pone una grande questione: i tempi e la progettualità. L'iniziativa che Fratelli d'Italia sta portando avanti punta a sollecitare il governo ad averne una. Quel tavolo, Adolfo, che tu richiamavi, auspicavi, dovrebbe essere già in una fase avanzata, perché la predisposizione del recovery plan, se lo leggiamo nel dettaglio, ci porta ad avere il 70% di risorse impegnate e spese nella prima annualità e il 30% residuo per la parte a fondo perduto nella seconda. Siamo in queste condizioni come sistema paese? Lo siamo su una vicenda così complessa qual è quella del settore siderurgico? Io esprimo grandi dubbi e temo che questo possa portarci a leggere drammaticamente i dati che il Sole 24 Ore qualche giorno fa ci pubblicava, che è quello del 48% delle risorse spese solamente nella programmazione 2020-2027. Quindi i punti sono diversi, ritengo che sia fondamentale avere un approccio complessivo, puntare agli strumenti che oggi ci sarebbero a livello europeo, cercare però su questo di poter avere quegli elementi di concretezza che sono totalmente mancati in questi anni e dare a questo settore una strategicità di cui abbiamo fortemente bisogno, perché così un paese può rappresentare la sua credibilità, la sua forza e anche la sua visione. E purtroppo fino ad oggi tutto questo non è venuto. Ci auguriamo che questo possa essere un primo elemento per proporre soluzioni diverse. Noi, e quindi sono assolutamente soddisfatto di questo, ce la stiamo mettendo tutta anche con questo dibattito, con queste proposte, ci auguriamo di poter essere ascoltati, perché l'opposizione propositiva ha bisogno anche di un'interlocuzione, di un'attenzione che fino ad oggi non c'è stata. Speriamo che su questo tema, come su altri, ci possa finalmente essere. Grazie ancora per questa importante opportunità. Grazie Raffaello. Raffaele, io vedo in video Rocco Palombella, segretario nazionale della UIL Metalmeccanica, Metallurgica, e attore, tant'è vero che sabato ha dovuto, come dire, alzare la voce, perché era successo qualcosa di drammatico nella contraddittorietà di quello che il governo fa. Nel dargli la parola aggiungo per i giornalisti presenti e non solo per loro che nella chat, quindi visibile la nostra mozione parlamentare, anche l'elenco delle persone che saranno chiamate a intervenire, questo per una migliore regia che tocca a me in quanto anche giornalista professionista. Rocco Palombella, qui non siamo per, qui siamo noi per ascoltare il sindacato. Sì. Tanto grazie per questa opportunità. Grazie per
anche la qualità degli interventi che si sono fin qui realizzati. Allora io arrivo subito, che il tempo è ovviamente limitato per tutti. Così come diceva lei, onorevole, io sono dovuto intervenire perché venerdì sera c'è stato un'ulteriore comunicazione da parte di ArcelorMittal alle organizzazioni sindacali di Taranto, cioè quella di avviare un'ulteriore chiusura, un altro pezzo di chiusura dello stabilimento di Taranto, che ovviamente marcia a regimi ridottissimi. Lì siamo intervenuti e il giorno dopo, dopo poche ore, c'è stata la smentita hanno detto no, riavvieremo gli impianti. Non si capiscono i motivi, o meglio, se noi non li riusciamo a capire, molto probabilmente ci sarà stato l'intervento da parte del ministro, e però ovviamente queste comunicazioni continuano ad essere dirompenti nei confronti dei lavoratori, dei cittadini e ovviamente delle organizzazioni sindacali. Noi abbiamo il 18 inviato una lettera al ministro Giorgetti, vogliamo essere convocati, ci autoconvocheremo venerdì se non ci saranno altre novità, perché la situazione ovviamente è una situazione drammatica. Io per un attimo direi, no, noi siamo, rincorriamo l'idea di discutere, così come avete fatto voi oggi, ci avete dato questa opportunità di siderurgia. Però se noi esaminassimo tutti i siti come avete fatto voi, io aggiungerei solamente un sito, che è l'Alcoa di Portovesme, che è anche un sito siderurgico che produce alluminio e che addirittura avevano anche promesso di far entrare i lavoratori nel capitale, cioè praticamente li regalavano ai lavoratori delle azioni. Per fortuna che noi ci siamo opposti, lo davano per patente quello stabilimento, e lì la situazione è drammatica. Allora io volevo sapere intanto qual è il luogo dove si sta elaborando il piano siderurgico, perché le organizzazioni sindacali non sanno nulla, le associazioni di Federacciai non sanno assolutamente nulla, quindi noi ci vogliamo anche fidare dei vari ministri del governo, però volevamo sapere a che punto è la discussione, perché se la discussione è quella che noi conosciamo all'interno di ogni sito siderurgico, noi siamo preoccupati, perché la situazione, come veniva detto, e mi concentro per pochi secondi sulla questione di Taranto, è una situazione drammatica. Noi abbiamo fatto un accordo nel 2018, questo accordo è stato messo in discussione nel giro di poco tempo per sicuramente azioni da parte del governo, azioni anche della multinazionale. Però adesso noi siamo di fronte addirittura a un percorso che si paventa l'idea che si aspetta la sentenza di merito del Consiglio di Stato. Ebbene, se ArcelorMittal e i commissari fanno un'impugnativa al Consiglio di Stato di sospensiva, sospensiamo il giudizio, perché se dobbiamo procedere col giudizio c'è la chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Adesso aspettiamo, è uscita quella sentenza dove si accoglie la sospensiva, il 13 maggio c'è il giudizio di merito. Ebbene, possiamo noi aspettare il giudizio di merito della magistratura e rimanere fermi altri due mesi e attendere che la magistratura, il Consiglio di Stato, dica se questo l'aria a caldo va fermato o meno? Cioè, esiste un accordo realizzato tra ArcelorMittal e il governo il 4 di marzo di un anno fa e poi formalizzato il 10 di dicembre dello scorso anno, dove è stato stabilito, noi abbiamo contestato per le tempistiche, per gli esuberi, ma esiste comunque un percorso a cui facevi anche riferimento, si faceva riferimento, Fitto faceva riferimento sul discorso della capitalizzazione. Allora, se sono vere queste cose, se la siderurgia rientra all'interno degli asset interessanti del paese, ma si può lasciare una siderurgia, un pezzo della siderurgia così importante, così all'idea che sarà la magistratura a decidere? O peggio ancora,
sono stati sospesi i lavori di ambientalizzazione, sono stati sospesi gli investimenti per quanto riguarda le tecnologie esistenti, migliori tecnologie esistenti. Ci sono migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, ci sono i lavoratori dell'Ilva in amministrazione straordinaria che solo dopo tante promesse, dopo 3 mesi, hanno ricevuto l'integrazione salariale. Io dico, è possibile che da un lato si dice che sia strategica e dall'altro lato noi non siamo in grado di capire questo governo, il Parlamento, il Paese, che cosa intende fare della siderurgia in Italia e soprattutto cosa intende fare dello stabilimento siderurgico di Taranto, di Genova, di Novi Ligure e così via, perché la filiera di Taranto alimenta anche altri stabilimenti in Italia. Cioè siamo privi di qualsiasi comunicazione nel dire vale quell'accordo, non vale, abbiamo deciso di fare altro, abbiamo deciso, si sente dire chiusura dell'aria a caldo. Allora la posizione del governo è per la chiusura, perché se si chiude l'aria a caldo bisogna avere il coraggio di dire si chiude la siderurgia in Italia, si chiude lo stabilimento d'Italia. Allora se si chiude, quali sono le contromisure che noi dobbiamo adottare? Ci sono strumenti per adottare delle misure evitando che ci sia una strage così di posti di lavoro, che ci siano delle ripercussioni negative da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dell'impatto ambientale? Quindi siamo in una situazione veramente drammatica. Fitto faceva riferimento alle imprese che questa mattina stanno manifestando lì a Taranto per uno scaduto che fa solo paura e lavoratori che non percepiscono di conseguenza neanche le retribuzioni. E poi c'è tutto il carico dei lavoratori, ovviamente sociali, dei lavoratori che sono in cassa integrazione, oltre 4.000 lavoratori in cassa integrazione senza nessuna prospettiva. Ed allora, ben venga il piano nazionale, ma dobbiamo capire dove si discute, quali temi. Anche il ministro precedente, il ministro dello sviluppo Patuanelli, diceva c'è un piano strategico della siderurgia. Ho capito, ma qual è questo piano strategico? Perché Piombino è un disastro, Terni certo sta producendo di più paradossalmente, ma la verità, a proposito delle programmazioni a cui faceva riferimento il professore, noi l'anno scorso abbiamo importato nel 2020 circa 4 milioni di tonnellate di laminati piani. Cioè noi siamo un paese che stiamo importando l'acciaio e non siamo in grado di soddisfare quelle che sono, in una situazione di crisi come quella del 2020. Noi siamo un paese che utilizziamo acciaio e produciamo acciaio, ma l'anno scorso abbiamo dovuto importare acciaio dai turchi, abbiamo dovuto importare acciaio dai cinesi, perché le nostre aziende di elettrodomestici e non sono in grado, e non solo, non sono in grado di poter avere il... Allora uno direbbe, ma se c'è un problema ambientale? Bene, il problema ambientale si affronta in due modi: o le tecnologie che ci sono in grado, come sono in grado di poter impattare sul discorso ambientale, oppure uno deve dire, vuol dire che bisogna chiudere gli stabilimenti. Allora se bisogna chiudere gli stabilimenti bisogna trovare le soluzioni alternative, e tanto siamo in questa condizione, siamo in una condizione di disastro, perché ormai la contrapposizione tra chi dice che bisogna chiudere lo stabilimento e chi dice invece che lo stabilimento deve continuare a rimanere aperto, però la politica deve intervenire con delle proposte, che delle proposte che riassicurano i cittadini e riassicurano i lavoratori, perché in questo momento qua sono in grande difficoltà. Quindi questo convegno, io termino, sicuramente è questo tipo di discussione è sicuramente calzante, è una discussione molto che serve a tutti, però alla fine noi dobbiamo provare anche a trovare il luogo dove poter discutere, e qual è, una volta che il governo ha deciso una strategia la deve mettere in atto. La politica non può prima dire si marcia con una parte di ciclo integrale e poi forno elettrico, poi va più avanti, no, più così, un'altra cosa, poi un'altra cosa ancora, ma questa cosa diventa un disastro, perché questo crea sicuramente un problema di impossibilità a mettere dei punti fissi e poi ripartire. Quindi io vi ringrazio, occorrerebbe sicuramente tanto tempo, ho cercato di dire delle cose
che andavano dette immediatamente, però ripenso che ci sia tante cose da dire per cercare di assicurare le persone e creare una prospettiva anche da un punto di vista produttivo. Continuiamo ad essere il secondo paese industrializzato in Europa, non ci interessa la siderurgia, benissimo, non ci interessa, togliamola di mezzo, ma diciamo che cosa ci interessa, però risaniamo anche l'ambiente, risaniamo, non facciamo la stessa fine di Bagnoli, perché rischia Taranto di fare la stessa fine di Bagnoli moltiplicato per 10 volte Bagnoli, carico inquinante e il rischio di posti di lavoro che vengono messi in discussione. Quindi io vi ringrazio e ovviamente quando ci saranno le occasioni per poter magari approfondire un po' più da vicino il tema specifico della siderurgia, dei temi dei vari stabilimenti, io dichiaro la mia totale disponibilità. Grazie per il tuo intervento, per la presenza e per quello che hai detto, che per noi è importante e significativo per una convergenza tra chi crede nel futuro della siderurgia in Italia. Io ci vorrei far parlare altri attori sindacali con l'impegno, con l'assessore Berlino, di intervenire quando lo chiede. Poi via via tutti, non c'è sicuramente tutti coloro che sono stati invitati potranno esprimere il proprio contributo. Darei la parola, se è collegato, a Rocco Genco, delegato della CISL Ilva di Genova, e subito dopo a Francescangeli, vice responsabile nazionale della siderurgia dell'UGM. Rocco Genca. Mi sentite? Ci sentiamo. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E tanto a livello nazionale sono d'accordo con quello che ha detto Palombella, che ha centrato l'obiettivo e, diciamo, sulla situazione nazionale della siderurgia. O si ci crede o non si ci crede. Non si può vivere sempre nel dubbio così. Ma io volevo... Sono stato invitato per parlare di Genova, volevo parlare di Genova. Palombella ha illustrato benissimo il livello nazionale la situazione com'è, perciò non ho nulla da aggiungere. L'unica cosa che ho da aggiungere è che tutto il nord dipende da Taranto, perciò Taranto è fondamentale per l'acciaio italiano. Andiamo a Genova. Genova, noi abbiamo una situazione che lavoriamo il prodotto finito, diciamo Taranto ci fornisce i rotoli e noi poi facciamo il prodotto finito. Per fare il prodotto finito ci vogliono degli impianti con innovazione tecnologica moderna, all'avanguardia, perché se vuoi essere competitivo e vuoi essere produttivo e nello stesso tempo lavorare in sicurezza ci vogliono degli impianti moderni, innovati, non impianti degli anni 60-70. Faccio un esempio sulla banda stagnata. La banda stagnata in Italia c'è un'esigenza di 800.000 tonnellate, noi in Italia ne produciamo 120.000, perciò solo a produrre 300.000 tonnellate significherebbe avere un fatturato di 300 milioni di euro e fare lavorare 300-400 persone tutto l'anno. Invece noi ne produciamo 120.000 a singhiozzo e la gente si alterna tra cassa integrazione e lavoro. E questo è uno dei punti. Sul discorso dello stagnato. Lo stagnato non c'è manutenzione, secondo me, fatta mirata e fatta bene. Perciò rischiamo di impianti che fatti 12 anni fa, trascurandoli, di avere degli impianti obsoleti. Perciò, se diciamo nell'acciaio se ci crede, bisogna investirci con innovazione, sicurezza, con produzione e competitività. Non possiamo importare sempre, come diceva anche Palombella, 4 milioni di acciaio e poi noi siamo la seconda nazione fattoriera in Europa, non in manifatturiera. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione a questi problemi qua. Bisogna crederci nella siderurgia. La siderurgia penso che sia fondamentale. Genova, come dicevo prima, se dasse lavoro a quei 300 della banda stagnata, toglieremo quella gente che è in cassa integrazione, che da 15 anni è in cassa integrazione. Noi da 15 anni a sta parte, da quando abbiamo chiuso il caldo, abbiamo perso 1.900 posti di lavoro. Oggi siamo meno di 1.000 in un'area di 1.100.000 metri quadrati. Io credo che si possa fare di più con la volontà, gli investimenti, l'innovazione e tutto. Credo che questo sia un po' il problema. Sulla banda stagnata bisognerebbe farci un meeting proprio adatto, diciamo, perché non si può pensare di non produrre la banda stagnata, che è, diciamo, un bene per il paese e per tutti, ed è creare lavoro e benessere. La gente è stufa anche di vivere di assistenzialismo. La gente vuole lavorare, vuole guadagnare, sempre vivere
nella miseria, vivere sempre a stento, non prendere uno stipendio decente, vivere sempre di cassa integrazione, oggi ci sei, domani stai a casa. Cioè non si può, si può vivere così se c'è un obiettivo, se c'è un piano industriale serio, uno dice so che devo sacrificare un anno e poi tutto, tutto dipende, riprende come prima. Noi è 15 anni che viviamo questa situazione così, di ricatti, è male, anche sindacalmente siamo, ma lo dico con tutta onestà, siamo deboli, quando hai una controparte, una proprietà debole, il sindacato è debole, questo è storia, non è, io 41 anni, insomma, voglio dire, che sono nel mondo del lavoro, 36 nell'ILVA, perciò conosco bene la situazione e tutti i passaggi che ci sono stati. Chiudo dicendo che vi ringrazio per i tre punti che avete centrato sul volantino di invito, che sono, sarebbero l'obiettivo preciso e giusto per poter avere una siderurgia competitiva, una siderurgia produttiva, un asset importante per l'Italia. Speriamo che il governo ci dia una mano e che non sia qualche di un altro a approfittare dei voti di governo, a fare le leggi e approfittare di questo voto di governo per mettere in difficoltà. Poi io non so se farne. Grazie Rocco Genco, che è anche una figura storica del sindacalismo a Genova e soprattutto di quello dell'Ilva di Genova. La parola un altro sindacalista e poi ritornerei a dar la voce agli attori istituzionali. La parola quindi a Daniele Francescangeli, che è il vice responsabile nazionale dell'UGL con la delega alla siderurgia. Da te. Grazie dell'invito. Sarò molto breve. Due punti sono stati toccati in un modo centrando proprio la problematica. Uno è l'aspetto di quello che è il mercato degli acciai e qui entra a pieno titolo l'Europa. L'Europa per anni ha creato e ha manifestato con i fatti una politica sbagliata su quelle che è la legge o le leggi che imponevano il mercato, perché noi solo nel 2019 con una delibera che vietava un ingresso selvaggio dei paesi emergenti con acciai hanno messo dei dazi e hanno fatto un'opera di antidumping. Da lì a pochi mesi è stato bypassato tutto dalle grosse multinazionali e di chi opera in Europa, perché non ci scordiamo che l'Europa per gli acciai è il secondo mercato mondiale solo dopo gli Stati Uniti, questi un po' sono i dati diciamo pregressi, bypassando quelle norme con dei semilavorati. Dunque non si è risolto. Quando prima il professore giustamente segnava quello che poteva essere un'opera di mercato, qui mancano le leggi europee, perché quando noi diciamo che in Italia i siti strategici per la nazione, chi è che non direbbe il contrario? Il problema è che poi c'è un'opera di mercato. Se andiamo a vedere da chi sono state acquisite negli anni queste aziende, operano già in paesi emergenti, importano acciai lavorati, semilavorati per pagare meno tassi, però comunque sia all'interno dell'Europa, ma all'interno del sistema globale, che è un mondo fatto degli acciai e fatto dei semilavorati, per il quale stanno in difficoltà. Dunque, oggi un piano strategico per la siderurgia ben venga, ma ben venga con delle leggi europee e nazionali che abbiano dei vincoli per chi viene tra virgolette ad acquisire. Se noi prendiamo Piombino, bene, si è tentato di fare un'opera con dando degli appalti in 10 anni che mettevano un po' il sito un po' in salvaguardia. Bene, tutto il resto si è preso quell'appalto in 10 anni. Oggi operano all'interno del sito a fronte di 2.000 persone, 300 persone. Dunque si è tentato sempre di mettere delle toppe senza avere riscontri sotto l'aspetto occupazionale, che come diceva prima il collega Panumbella è tragico, no?
L'ultima cosa, noi dobbiamo tener conto che come paese utilizzatore di acciai piani siamo secondi in Europa solo alla Germania per qualche tonnellata. Dunque ci sarebbero degli spazi sulle aziende che producono in Italia, ma su tutto questo bisogna che si interviene con mezzi specifici mirati all'ambiente, all'occupazione, ma soprattutto alla riqualificazione dei nostri siti, perché se noi pensiamo di andare avanti con paesi fra più sviluppati, fra più tecnologici e quant'altro, e ancora andiamo avanti con i carbon fossili o quant'altro, sappiamo e dobbiamo sapere tutti che già la Cina in questo periodo sta investendo su l'Africa con delle acciaierie di terza generazione. Dunque, se noi continuiamo su questa strada e non si prende di riferimento con coraggio in modo nazionale la riqualificazione, noi non avremo scampo sotto l'aspetto della siderurgia, perché saremo e siamo invasi da tutti questi paesi produttori di materie prime. Grazie. Grazie a te. E io sono preso dall'urgenza, dalla parola, se ancora può, al nostro assessore regionale in Liguria, Gianni Berrino, ci sei? Ce la fai? Perché stava iniziando un incontro istituzionale. E forse non ce la fa. Bene. Il sindaco di Piombino è qui con noi? Ci sono. Ecco, allora, Piombino, il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, che anche casualmente è orgogliosamente di Fratelli d'Italia. Piombino è un sito che rischia molto in questo momento. Sì, c'è grande incertezza. Noi eravamo a Roma a parlare con il ministro Giorgetti qualche giorno fa, la scorsa settimana. Io penso, intanto fatemi dire questo, sono contentissimo di questa riunione che ha organizzato Adolfo Urso, che ha organizzato il partito, il mio partito, come richiamava Adolfo. Sono orgoglioso di questo perché per la prima volta riusciamo a parlare di acciaierie a livello sistemico. Quindi non si parla solo della problematica di Piombino, non si parla di quella di Taranto, non si parla di quella di Trieste, di Genova o di Terni, ma si parla della questione acciaio in Italia. E credo che questo intanto sia un paradigma assolutamente diverso rispetto a quello utilizzato finora da chi ha governato il nostro paese, e credo sia anche il paradigma corretto, giusto, quello più efficace. Un altro aspetto, e quindi sono orgoglioso di appartenere a questo partito e sono orgoglioso stamani di essere qui insieme a tutti voi. Un'altra questione è, credo che sia importante far passare un concetto. Quando si parla di acciaio, e siamo tutti d'accordo sulla sua sull'aspetto strategico di quel settore, dobbiamo oggi, nel 2021, porci il problema anche della questione ambientale. È ovvio. E quindi un altro approccio corretto credo sia anche e soprattutto quello di parlare di fabbrica non solo e non limitandosi a interfacciarsi con il MISE, per esempio come facciamo noi, ma parlare a 360 gradi della questione acciaio, parlando quindi dell'opera di bonifica necessaria nei siti industriali e delle opere infrastrutturali che possono rilanciare l'economia di quel settore. Piombino ha un SIN molto esteso, perché abbiamo 900 ettari di SIN, solo il SIN terrestre, e più di 2000 ettari quello marino. La fabbrica JSW oggi occupa circa 600 ettari terrestri, ma alla fine ne utilizza solo una piccola parte. E allora si apre uno scenario, noi siamo portavoci localmente di questo principio, si deve aprire uno scenario che è quello della restituzione di tanti terreni alla città.
devono essere contemplate in questa rinascita della politica imprenditoriale dell'acciaio, anche e soprattutto le bonifiche, affinché non ci sia quello scontro sociale che spesso nei siti industriali c'è tra la città che non sopporta più l'inquinamento con tutte le conseguenze anche di salute che quello comporta da una parte, e dall'altra invece quella città che invece è fatta dei dipendenti della fabbrica e che quindi vogliono che la fabbrica continui a sopravvivere. Beh, per disinnescare il rischio di quello scontro sociale, perché di questo potremmo parlare, dobbiamo necessariamente parlare e pensare a una fabbrica che sia ecocompatibile, di una fabbrica che restituisca terreni bonificati alla comunità. Noi a Piombino stiamo cercando di portare avanti questo meccanismo che quindi non solo vede la preoccupazione delle istituzioni locali e non sulla ripartenza della fabbrica e quindi la produzione dell'acciaio, ma anche un impegno per dare una fabbrica che sia compatibile sotto un profilo ambientale. Noi vogliamo, abbiamo l'ambizione di fare di Piombino un luogo e un esempio di politica ambientale, perché una parte politica, in primis la sinistra, spesso si vanta di avere una accezione naturalistica e ambientale. In realtà noi cerchiamo in tutti i modi, con il lavoro costante e quotidiano, di dimostrare che un conto è parlare di ambiente, un conto invece è porre in essere le basi per una ripresa ambientale, una tutela ambientale anche nei siti dove si produce acciaio. Grazie, grazie del tuo intervento molto pertinente, e io darei la parola, se è disponibile, al nostro assessore regionale Scoccimaro da Trieste per parlarci della sua esperienza. Sei in linea? Prima la bevo. Sì, ci sono. Allora, parlici dell'esperienza di Trieste, che è diversa rispetto a quella che devono affrontare ovviamente Piombino. Il sindaco Ferrari lo ha specificato bene, Oterni, Taranto e Genova. Che cosa è successo a Trieste e cosa siete riusciti a fare? Beh, a Trieste abbiamo in poco tempo messo in pratica le promesse elettorali, quindi sembra strano, dopo 20 anni che isululava la luna, e dopo accordi fatti dal PD Renzi Serracchiani con le proprietà ad esclusiva garanzia dei posti di lavoro, noi abbiamo pensato invece di portare avanti un discorso diverso nell'interesse della salute, del lavoro e ovviamente dell'ambiente. Come ha detto il professor Pozzi nel suo intervento, una siderurgia diversa, una siderurgia che tende a riconvertire le aree, è un sistema integrato appunto che possa far sì che ci sia l'economia circolare. Quindi abbiamo avuto nei primi tempi uno scontro molto ruvido nei confronti della proprietà, del cavaliere Arvedi, che al mio primo incontro mi disse quasi me ne andai subito, perché mi disse: io ho avuto già l'accordo con Renzi e Serracchiani, cosa vuoi, io ho le autorizzazioni. Noi invece ponemmo il problema ambientale, e se non veniva rifatta l'azienda in termini attuali, noi avremmo posto in essere tutto quello che la legge ci consente perché questo venga attuato. La ferriera di Trieste è ex Ilva, anche da noi, in sedicesimo, più piccola certamente, tanto che nel secolo scorso si chiamava Ilvania, è una fabbrica, era perché non c'è più, di stampo ottocentesco del 1897, con ancora certi macchinari dell'impero asburgico di cui si faceva parte all'epoca, e targati Vienna piuttosto che Budapest e Praga. Quindi era assolutamente un ecomostro incompatibile con lo sviluppo della città. Pensate che il porto in questi tempi, con noi ovviamente, sta progettando di essere totalmente elettrificato affinché le navi non possano appunto produrre inquinamento quando sono all'ormeggio nelle banchine del porto di Trieste. Quindi questo scontro ruvido ha fatto sì che si vada a cercare non uno scontro ma un confronto con la proprietà, e a fronte di spese importanti che avrebbero dovuto fare subito, parliamo di decine di milioni di euro, messo sul piatto quello che invece il governo e la regione possono dare per appunto una trasformazione dell'azienda. C'erano varie possibilità, il rischio era quello che avete detto voi poc'anzi, che finisse un deserto come a Bagnoli. L'alternativa poteva essere anche quella di fare industria diversa come all'Inzio, con esempio virtuoso, piuttosto che andare al futuribile idrogeno.
tempi lunghi ed incerti. Quindi abbiamo pensato di fare un percorso con la proprietà per andare appunto a riqualificare l'area, andare a chiudere l'area a caldo e a potenziare l'area a freddo con il laminatoio. Quindi abbiamo fatto un accordo che prevedeva esuberi zero, fra diretti e indiretti si parla di quasi 1000 dipendenti, anche quelli interinali sono attenzionati che non resti a casa nessuno. L'accordo e l'accordo di programma fatto tra tutti gli attori ministeriali locali e la proprietà è quella di appunto avere esuberi zero, nessuna famiglia deve restare senza reddito. Questo è stato importantissimo, insieme ovviamente agli altri temi salute ed ambiente. Quindi interventi importanti, ci saranno oltre 227 milioni di contributi fra pubblici e privati, quindi un grosso impegno tra Cremona e Trieste, dove Cremona continua a produrre l'acciaio, a Trieste si potenzia e si raddoppia appunto il laminatoio. Il laminatoio che ha nuove linee di zincatura, verniciatura, quindi 86 milioni per questo e 53 milioni invece a Cremona, in maniera che si possa sostituire la ghisa con il rottame ferroso e ottenere fino al 100% della carica dei forni elettrici. Il piano è molto ambizioso, l'hanno chiamato Azimut all'inglese il gruppo Arvedi, io in omaggio alla lingua di Dante vorrei tradurlo, Arvedi, zero impatto del appunto dei rotoli ultra sottili. Quindi oltre a questo, nella riconversione è prevista anche una società Green Energy che sarà costruita con 56 milioni di euro di investimento, c'è una nuova centrale di cogenerazione di energia elettrica appunto al servizio del territorio. Quindi tutta una serie di interventi che vanno nel senso della riqualificazione. Quindi in poco tempo, da un anno dell'insediamento la lettera di intenti, entro due anni è iniziata la riconversione e siamo nemmeno arrivati al terzo anno di governo di questa regione che la demolizione è quasi totalmente fatta. Quindi ci sarà l'incremento della logistica portuale, in quell'area ci sarà un terminal importante, ieri sono arrivate già le prime navi Ro-Ro verso la Turchia. I treni avranno uno sviluppo di 1 chilometro in quell'area importante, quindi diciamo che è un esempio virtuoso di promesse mantenute ed è auspicabile che questo venga, ovviamente, fatte le debite proporzioni, anche imitato nel resto d'Italia. Grazie, sembrerebbe un'altra Italia e soltanto Trieste una delle capitali d'Italia. Bene, la parola a questo punto a Gianni Berrino, che è riuscito a ricollegarsi mentre ha un incontro istituzionale di alto livello. E subito dopo, perché ha alzato la mano, chiedo ad altri di fare altrettanto, a Marco Celestino Cecconi da Terni. Gianni Berrino, dalla Liguria. Si è riperso Berrino? Eppure ho concordato l'intervento anche via chat. Bene, se Berrino non è presente o non è ancora presente, ancora in riunione, Marco Celestino Cecconi, coordinatore di Fratelli d'Italia di Terni, una delle città più impegnate da oltre 100 anni. Quanti anni sono? Ti devi mettere in voce, ora sei in modalità muta. Devi attivare il microfono. Mi senti? Mi senti? Sì. Vai, grazie. Velocemente. Facciamo l'acciaio dal 1884 a Terni, quindi diciamo ci abbiamo una tradizione che è quella più lunga in Italia. Ma al di là di questo, mi piaceva innanzitutto ringraziare tutti perché si parla in modo organico di un tema strategico per il nostro paese. L'industria strategica, mi riferisco anche all'intervento molto importante del professore universitario in apertura, diciamo si può leggere che alcune industrie sono strategiche di per sé, automotive, chimica, acciaio, lamierino magnetico per assurdo può sembrare, industria bellica e anche le telecomunicazioni. Non dobbiamo perdere questi presidi nel nostro paese e soprattutto non aderiremo mai, l'iniziativa è pregevole anche per questo, a quelli che parlavano di decrescita felice. La verità è che noi possiamo fare acciaio nel nostro paese anche perché la domanda che c'è nel nostro paese, veniva ricordato, è ben superiore alla produzione. E a Terni è l'unico stabilimento che, come è noto, produce acciaio inossidabile anche in lamierato piano. Questo è un dato che non deve essere, come dire, trascurato per il semplice motivo che Terni,
con l'unica produzione di inox e si pone al centro di una filiera produttiva che per un paese trasformatore è del tutto inestricabile e che quindi è necessario venga tutelato con l'iniziativa del senatore Urso e di tutti i senatori di Fratelli d'Italia che la sosterranno, che è quella delle Golden Power. In verità, anni fa, quando fu ceduto, lo dico anche il senatore Urso per la storia dello stabilimento che può essere utile per il futuro, quando fu ceduto lo stabilimento, tre produttori dell'acciaio italiano, Agarini, Falck e Riva, vennero lasciati con modalità diverse, era una Golden Power diversa a suo tempo, vennero lasciati all'interno del capitale sociale insieme a Thyssen, salvo poi gestire le proprie quote di proprietà nel giro di poco tempo e vendersele decuplicando gli introiti. Allora, questa roba qui, parlando di Golden Power, è chiaro che non deve essere più permessa e la vigilanza dello Stato in un settore strategico è determinante, perché è possibile, ascoltando il collega di Trieste, fare impresa e fare ambiente. È possibile. I forni elettrici a Terni ci sono da decenni, l'utilizzo del rottame si fa da decenni, quindi è evidente che la possibilità di compatibilità ambientale c'è ed è alta, anche calcolando che si può fare economia circolare vera anche riutilizzando le scorie in discarica. Quindi i quattrini in futuro, parlando di recovery fund piuttosto che di altro, potrebbero andare in tre direzioni principali: l'utilizzo delle discariche come materiali di riciclo, perché a suo tempo ci fu un progetto a Terni anche per il loro riutilizzo per materiali per l'edilizia, la produzione di energia elettrica a basso costo per le industrie come queste che sono di carattere fortemente energivoro. A Terni, la Terni si chiamava Terni Società per l'Industria e l'Elettricità, e mi fa piacere ricordare che fornì migliaia di kilowattora anche all'industria di Genova, che in questo caso è stata ricordata poco fa. Quindi è possibile fare ambiente, è possibile fare impresa, è possibile fare acciaio. È chiaro che se poi qualcuno in passato, ed è singolare, anzi anche se capisco la profondità del ragionamento che stiamo sviluppando, che Fratelli d'Italia si ponga con la Golden Power a tutela degli assetti strategici del nostro paese, quando, lo ricordo e chiudo con questo aneddoto, nella campagna elettorale del 2014 a Terni ci fu l'ennesima infornata, o meglio sfornata, di esuberi allo stabilimento, circa 500, il senatore Rossi dell'allora Partito Democratico disse: noi non ci interessa chi comprerà le acciaierie, ci interessa soltanto che qualcuno la compri e piuttosto la utilizzi dignitosamente. No, invece interessa che qualcuno la compri, che qualcuno investa, che qualcuno gestisca questi processi con il rispetto dell'ambiente, delle maestranze, dei lavoratori e dei livelli occupazionali, e ci interessa che l'iniziativa delle Golden Power permetta un controllo strategico di una produzione strategica, di un asset strategico. Terni, lo dicevamo, produce inox, l'inox è una produzione strategica per il nostro paese, e su questo inviterei tutti i presenti, a partire dai proponenti in Parlamento, a fare un ragionamento dedicato, perché la produzione di Terni è una produzione utile al nostro paese. Le tonnellate richieste oggi sarebbero superiori nella misura del 40% rispetto alle produzioni. Il mercato dell'acciaio in Italia è incrementato fino a superare i 70 miliardi nel giro di 2 anni, parliamo del 2017 e 2018, quindi c'è spazio per crescere, c'è spazio per preservare al nostro paese degli assetti strategici. Grazie a tutti. Grazie a te anche per le cose che ci hai detto, un intervento estremamente qualificato, competente, molto ben conoscitore della realtà. Dalla realtà di Terni torniamo a Taranto. Il consigliere regionale Renato Perrini alla parola. Grazie, buongiorno a tutti. Faccio i complimenti a lei, senatore D'Urso, che era ora che facevamo questi incontri, perché un partito organizzato come quello nostro è importante che inizi a parlare di questa problematica. La ringrazio infinitamente, perché è una problematica che nel nostro territorio ci colpisce da anni. E ringrazio soprattutto a chi ha partecipato prima e soprattutto
il segretario nazionale della UIL Rocco Palombella, perché come lui io ho lavorato nell'Elva, ho lavorato fisicamente e conosco molto bene la realtà di quello stabilimento. Conosco le problematiche tecniche, lavorative, ma soprattutto da quanto per passione e per amore del mio territorio faccio politica, ho cominciato anche a capire alcuni scenari che in questi anni stanno succedendo nel mio territorio. Guardate, da 10 anni e più, forse anche 15, nel mio territorio è diventato un territorio predatore di tanti millantatori. Millantatori perché è importante parlare di venditori di fumo, perché siamo passati da fare un centro acquatico nell'Elva a fare un centro turistico, a fare in modo che addirittura qualcuno nei programmi elettorali parlava di campi da golf e poi portava a casa il 40% del consenso. Abbiamo illuso per anni il nostro territorio, fino anche alle ultime elezioni. E non è bello a chi amministra, a chi governa una regione o una nazione, continuare a portare avanti questo tipo di idee senza una programmazione. È una cosa allarmante, perché il nostro territorio sta veramente in grosse difficoltà. In queste ore, io stamattina sono passato da vicino alla prefettura di Taranto, c'erano tutti i dipendenti dell'indotto, perché a Taranto non ci sono soltanto i dipendenti dell'Ilva, c'è un indotto che è molto, ma molto ancora più importante rispetto ai dipendenti, come bacino di dipendenti. È una situazione catastrofica che sono anni che non si riesce ad uscircene, perché si passa da politici, ve lo devo dire, scusate, tanto queste cose le dobbiamo sapere. Noi abbiamo un ospedale, perché anche di sanità dobbiamo parlare, che io ho sposato la sanità anche se sono diventato, sono imprenditore da 20 anni, ma da quando ho iniziato a fare politica ho sposato la sanità anche, ho cominciato a capire le nostre problematiche, ma non mi sono mai permesso di mettere in corrispondenza le malattie tumorali col discorso Elva, o andare negli ospedali dove qualcuno che ci amministra, soprattutto in regione, negli ospedali andava a gridare la chiusura dell'Elva, cioè Mittal, e adesso va, poi il giorno dopo andava nello stabilimento e diceva: io mi siedo a fianco a Mittal. Cioè non c'è una testa e una coda, non c'è una programmazione di chi ci ha governato in questi anni. Non c'è stata, caro senatore D'Urso, una programmazione di chi parlava di rigassificatore, di togliere, di farlo andare a carbone, però poi andava giù a Lecce, a Melendugno, dove c'era l'attacco del rigassificatore che veniva dalla Russia e dalla Turchia, a fare manifestazione per bloccarlo e poi venire a Taranto, dice: qua a Taranto andiamo a gas. C'è tutto l'opposto di tutto. Siamo in una situazione drammatica, che qua serve il nostro partito, serve tutte le istituzioni, che finalmente spero che con questo governo tecnico, perché certe volte i governi tecnici forse possono aiutare a partire, e con l'aiuto nostro che siamo all'opposizione cercando di dare un'idea, perché noi dobbiamo essere, come lo siamo, un'opposizione costruttiva, dobbiamo fare in modo di collaborare in questo momento qua, perché è un momento tragico. Io parlo sempre della mia Taranto, della mia provincia, perché tutta la mia provincia e tutta la mia città gira intorno all'Elva. Cioè anche il turismo, se deve partire, ci deve essere anche un futuro, perché come ha detto prima Rocco Palombella, se qualcuno ha deciso che dobbiamo chiudere, bene, chiudiamo e capiamo cosa dobbiamo fare. Oppure se si è deciso che bisogna ambientalizzare, ci sono i soldi per poter fare i lavori. Tutte queste cose qua, ci vuole una progettualità, non ci vogliono più i venditori di fumo, o non ci vogliono più quelli che gli incantatori di serpenti, perché, cari amici, si è andati in questi anni nel mio territorio dietro la ricerca del consenso,
E poi è intervenuta la magistratura. Non può essere che la magistratura deve dettare i tempi a noi. C'è la politica che deve dare la direzione. Poi, se noi non rispettiamo la politica o i tecnici o il governo non rispetta le leggi, fa bene la magistratura a intervenire. Ma non si può continuare a stare in una situazione bloccata, caro senatore D'Orso. Io sono contento. Grazie per questa sua idea e cerchiamo anche la mozione che stiamo portando, se ci venga, diciamo, il tramite PEC, la vediamo anche noi, di dare il nostro contributo, perché è fondamentale in questo momento ancora di più fare un lavoro di squadra. Grazie. Grazie Renato, perché la tua è anche un'esperienza di vita vissuta. Io darei la parola a qualche interlocutore politico, se vogliono prendere la parola. C'è il senatore La Pietra, il senatore Zaffini e Marcello Gemmato da Bari. Chi prima apre il microfono? Chi è? Sì. Vai. Pronto? Mi senti? Ok. Sì, sì. Allora, salto tutti i ringraziamenti perché sono già stati fatti, però oggettivamente devo dire che questo evento che hai organizzato, Adolfo, è estremamente importante perché porta al centro della discussione un tema molto importante come quello della siderurgia, anche perché questo evento è un po' la conseguenza di tutti gli atti e della politica di Fratelli d'Italia che ha fatto in questi mesi e con gli atti che abbiamo presentato, interrogazioni e la mozione che anche hai messo qui in linea. Ora però mi sembra che sia emersa un po' da tutti, da parte di tutte, questa mancanza fino a oggi di una strategia nazionale per quanto riguarda il settore della siderurgia, che peraltro ritengo che sia un settore, come tutti noi lo riteniamo, un settore fondamentale per due motivi che sono stati evidenziati. Uno, perché oggettivamente manca l'acciaio in Italia. Due, perché l'acciaio in Italia che viene prodotto è uno dei migliori acciai a livello di qualità che si produce a livello europeo, forse anche mondiale. E questo per dire cosa voglio andare a dire poi? Che fino ad oggi questa mancanza di attenzione delle politiche da parte della politica ha portato anche un po' alla situazione che ci siamo trovati oggi, cioè al fatto che le nostre aziende, la maggior parte, anzi quasi totalmente, sono tutte in mano straniere. Questo non è che per noi siamo contro agli investimenti stranieri, cioè, però molto spesso si è verificato che questi investimenti da parte di aziende di cordate straniere sono state quasi più finalizzate non tanto a una produzione vera e reale, ma forse anche a un modo, come posso dire, di togliere di mezzo qualche concorrente scomodo oppure per acquisire le conoscenze, il know-how delle nostre aziende. E sono arrivati a fare dei piani industriali abbastanza aleatori. Mi riferisco in particolare a quello presentato da qualche giorno fa da Ginda a Piombino, dove in realtà, dalle poche informazioni che abbiamo, ma credo che il sindaco Ferrari ci possa confermare, è un piano estremamente aleatorio, è un piano che non dà nessuna prospettiva allo sviluppo dello stabilimento e quindi su questo bisogna stare molto attenti. Quindi io credo che da questo punto di vista la nostra iniziativa sia fondamentale e quindi dobbiamo avere, e concludo, due pilastri secondo me fondamentali su cui muoversi, che sono quelli che di fatto abbiamo anche scritto nella mozione, cioè un piano strategico nazionale che valorizzi il sistema siderurgico nazionale, mettendo, anche cercando di mettere in rete tutti i sistemi produttivi in un'ottica di asset strategico nazionale. Cioè, ho ripetuto molte volte il termine nazionale, ma credo che sia opportuno. E l'altro pilastro su cui muoversi è una salvaguardia dei nostri siti industriali, anche dico, non è necessario, ma anche con una presenza a questo punto dello Stato, ma che lasci spazio a un management possibilmente nazionale che possa coniugare finalmente la sostenibilità economica degli stabilimenti con gli interessi nazionali. Io, se riusciremo a fare questo, credo che avremo fatto un ottimo lavoro per tutti noi, soprattutto per la nazione, per le attività produttive nazionali, e andremo anche a salvare tutte quelle economie locali che sono fondamentali per certi territori, anche in base all'indotto che circola intorno alle aziende, e potremo fare anche un ragionamento, come accennava anche il sindaco di Piombino, ma anche l'esperienza di Trieste, di coniugare sia la ottima qualità dei nostri prodotti con anche la tutela ambientale. Grazie Adolfo.
Grazie la Pietra. La parola a Zaffini, se ancora in linea. La senatrice Drago voleva parlare di questo argomento in relazione al ponte sullo stretto di Messina per pochi minuti, perché vorrei far concludere, e per questo vi chiedo la stringatezza degli interventi, a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, che diciamo sul tema ha detto e scritto molto anche nel passato. Franco. Ma sì, velocissimamente, solo per ringraziare tutti i partecipanti a nome nostro, e in particolare ringrazio Adolfo, ovviamente, che ha fatto da coordinatore di questa iniziativa. Volevo anche ringraziare il nostro coordinatore della città di Terni, Marco Cecconi, giustificare il nostro capogruppo regionale, Leonora Pace, che è stata purtroppo trattenuta da impegni istituzionali. Volevo anche raccomandare ad Adolfo di lasciare uno spazio di intervento a Bruni, che è un nostro iscritto, ma soprattutto è un sindacalista di un sindacato autonomo molto presente, molto forte alle acciaierie di Terni. Terni ha una peculiarità molto importante, a mio avviso, per quello che riguarda l'interesse nazionale, la strategicità della produzione nazionale siderurgica, che è quella della produzione dell'inox, è l'ultimo sito nazionale di produzione dell'inox. Questo non può sfuggire, evidentemente, e credo che su questo si debba fare particolarmente perno per pretendere una presenza dello Stato, che attualmente non se ne ravvede se non in termini di buona volontà, nella trattativa in corso, posto che ancora da ultimo stamattina la proprietà ha sostanzialmente detto: vendiamo per valorizzare il sito ternano. Ecco, credo che questa vicenda della trattativa in corso sul sito ternano non possa essere lasciata così semplicemente al libero mercato, e credo che una presenza dello Stato anche in termini di partecipazione societaria, proprio per vigilare su quello che accade nella trattativa, sia del tutto auspicabile. Comunque ce ne faremo carico, evidentemente, se non noi, mi viene da dire chi altro lo può fare. Vigiliamo su tutto questo percorso e ringrazio tutti i partecipanti. Ripeto, Adolfo, torniamo sopra su questo argomento con un appuntamento analogo quando avremo degli sviluppi importanti da comunicare ai territori interessati. Grazie. Grazie Franco. Allora, se Marco Bruni, delegato aziendale, sì, Marco Bruni, in linea, può prendere la parola. Poi c'è Marcello Gemmato, ha chiesto di parlare, vi prego, in maniera estremamente stringata e efficace. Marco Bruni. Era stato annunciato da Franco, ma evidentemente si è discollegato nel frattempo. Allora, Marcello Gemmato, ci sei? Altrimenti a me non resta che dare la parola all'autorità, a Fabio Rampelli. Se poi Gemmato si collega nel frattempo, perché si deve assentare un attimo, ben venga la parola di Gemmato dalla Puglia. Fabio, tu ci sei? Fabio, sì, ci sono. Aspetta che sto allora, cercando. Adolfo, io ci sono. Facciamo prima Marcello. Adolfo? Sì? Chi è che ha parlato? Io ci sarei. Parla Marcello, su. Scusami un attimo, non riesco. Adolfo, ci sono? Mi sentite? Ti sentiamo. Ah, perfetto, scusatemi, ho avuto dei piccoli problemi comunicativi. Io vorrei partire innanzitutto ringraziando te, Adolfo, e tutto il Dipartimento Impresa per la visione strategica e anche il posizionamento. È importante che un partito come Fratelli d'Italia, che ambisce, e se lo vorranno gli italiani, diventerà forza di governo, di dover avere una visione globale dei problemi e delle criticità nazionali, e nella fattispecie trovare delle soluzioni che poi derivino dal, diciamo, come da maieutica socratica, cioè derivino dal basso, dal confronto non solo con la classe politica che siamo noi, ma anche e soprattutto con i sindacalisti, dei quali ho ascoltato e apprezzato gli interventi, che danno sempre spunti importanti, perché evidentemente sul campo e sul territorio interagiscono con i problemi.
Parlo evidentemente nei miei pochi minuti di saluto e di indirizzo, cercherò di parlare di Taranto, però non possiamo non verificare l'ignominia per cui oggi a trattare di un settore strategico per la nostra economia nazionale, a dettare i tempi ci sia la magistratura. È la politica che si deve riappropriare dei propri spazi e deve fare in modo che a decidere sul destino dell'Ilva di Taranto e della siderurgia più in generale sia la politica e non la magistratura. La politica, come intendiamo noi, che non è quella evidentemente dell'occupazione dei posti strategici, decisionali e commissariali, ma la politica che dà la linea di indirizzo, come stiamo facendo oggi, sentiti i players di riferimento, per dare delle soluzioni. Per quanto riguarda l'Ilva, è di tutta evidenza che la politica appunto non ha dato questa rappresentazione. Se c'è stato il fallimento, questo fallimento è ascrivibile al governo Conte e a Di Maio, con un Michele Emiliano che non può, diciamo, primo sostenitore di Conte evidentemente, non può in questo momento defilarsi e giocare peggio ancora a quel gioco delle parti dove Emiliano in Puglia fa l'ambientalista, fa il green, racconta favole, poi il suo partito di riferimento, partito per il quale è stato per mesi, per anni, segretario regionale, il PD Romano, racconta l'esatto contrario. E quindi in quel giochetto delle parti fanno maggioranza e fanno opposizione e cercano di tenere insieme l'elettorato e cercano di tenere insieme la pubblica opinione pugliese sulla pelle dei lavoratori e sulla pelle di quella che è stata la prima industria per produzione di acciaio in Europa, evidentemente un asset strategico per la nostra nazione, che ha ancora oggi, e questo lo voglio ricordare a chiare lettere, la migliore manodopera in campo di trattamento dell'acciaio, e quindi che non può essere relegata forse in una logica tutta grillina alla disoccupazione, peggio ancora a quella droga che è la cassa integrazione. I nostri operai qualificati vogliono lavorare l'acciaio, lo vogliono fare, e lo diceva benissimo il sindacalista Palombella, in sicurezza, ma soprattutto lo vogliono fare rispettando quelli che sono i dettami della anche sicurezza ambientale. In questo voglio ricordare che c'è ancora oggi disponibile 1 miliardo che è stato sequestrato ai Riva e che è nella disponibilità dei commissari straordinari, che doveva servire proprio alla riqualificazione ambientale del sito e quindi della bonifica del territorio tarantino. Di questo miliardo non si ha notizia. I commissari che non hanno evidentemente lavorato un piano siderurgico, apro e chiudo la parentesi, non è stata interessata Federacciai, non sono stati interessati i sindacati nella redazione di un piano siderurgico, Marco Orpeggio lo ricordavo, si pensa ai commissari, io penso all'archetipo dei commissari che è l'immarcescibile Arcuri, che dopo aver fatto disastri in sanità, dopo aver fatto disastri nella gestione anche, diciamo parallelamente, della Banca Popolare di Bari, fa disastri anche sull'Ilva, e quindi immagina che un percorso per l'Ilva sia legato soltanto non alla strategia, non all'orizzonte di crescita, ma a distribuire in una sorta di parallelo ideale, così come si distribuisce reddito di cittadinanza, distribuire semplicemente casse integrazioni. In tutto questo noi riteniamo che le responsabilità politiche siano da ascriversi alla sinistra, che governa la Regione Puglia da 15 anni, che governa la nostra nazione da 12 anni e che non può continuare in questo falso mito tutto pugliese a fare maggioranza e opposizione. Concludo, bene fatto Adolfo ad accendere i riflettori sulla siderurgia in generale, bene fa il Partito dei Fratelli d'Italia a darsi delle prospettive e delle narrazioni di governo, perché qualora, e lo ripeto, gli italiani lo dovessero volere, noi diventeremmo nuovamente forza di governo e dovremmo sapere cosa dare e cosa immaginare per la nostra nazione. Io immagino che per Taranto si debba immaginare sviluppo, ma lo si debba immaginare in sicurezza. Il Green New Deal può dare un contributo a questa idea immaginifica e ritengo che la forza politica di Fratelli d'Italia possa in questo momento interpretarla. Grazie Marcello, ha alzato la mano e come regola di questi web devo dargli la parola, ne sono felice, il consigliere regionale della Toscana Francesco Torselli. A lui la parola e mi scuso con Fabio Rampelli. Finiamo con lui, 2 minuti Torselli.
Grazie Adolfo, l'ho fatto apposta per far aspettare Fabio. No, io volevo aggiungere soltanto una piccola riflessione, ripartendo da quanto detto dal Rocco Palombella, prima dal segretario nazionale della UILM. Noi abbiamo tre strade di fronte, io parlo principalmente ovviamente per il polo di Piombino, che è quello più di mia competenza, ma credo che questo valga anche per il resto d'Italia. Tre strade di fronte. La prima domanda è porsi un interrogativo: se l'Italia ha ancora intenzione di produrre acciaio o se ha soltanto voglia di lavorarlo l'acciaio. Ed è un interrogativo che a Piombino parte da un presupposto importante, perché noi abbiamo oggi un vertice aziendale, che è quello di Jindal, che dice una cosa, lo dice in maniera sconclusionata e strampalata, ma lo dice presentando un piano industriale. Abbiamo un management che è nelle mani di una vecchia conoscenza degli appassionati delle vicende renziane in Toscana, che invece dice l'esatto contrario. Parla addirittura di chiusura definitiva del polo, parla di riconversione dei dipendenti oggi dell'acciaieria di Piombino in altro, parla di andare in tutt'altra direzione. E la cosa drammatica è che in tutto questo la regione Toscana, qualche giorno fa, all'inizio di marzo, il presidente Gianni ha incontrato i vertici delle organizzazioni sindacali che si trovavano in questa dicotomia, con da una parte Jindal che dice rilanceremo il polo con un piano industriale, dall'altra il management che dice chiuderemo tutto e andremo tutto a privatizzare, andremo tutto a riconvertire in aziende green, in aziende 4.0. Il presidente Gianni che fa? Va lì, incontra i vertici sindacali e promette che la Toscana farà da cassa di risonanza verso il governo nazionale, senza dire né su cosa né prendersi un impegno concreto. E allora l'impegno concreto glielo faremo prendere noi. Io ringrazio Adolfo per il documento che mi sono scaricato, perché il vostro documento che presenterete al Senato chiede l'apertura di un tavolo, e allora penso di parlare a nome di tutto il gruppo consiliare in Regione Toscana. Noi non facciamo in tempo in aula domani, ma lo porteremo tra 15 giorni. Noi chiederemo al presidente Gianni di aprirlo immediatamente in Toscana il tavolo, con JSW da una parte, ma anche con il management aziendale, con le organizzazioni sindacali, per capire che direzione vogliamo dare a Piombino. Se il 1.200.000 di metri quadri e i 9 chilometri di costa che oggi abbiamo, il 60% del quale, come diceva prima il sindaco Ferrari, inutilizzati, se devono rimanere tali e quindi Piombino diventare semplicemente un punto in cui si lavora l'acciaio, o se vogliamo rilanciarne la produzione. Quindi grazie mille, l'impegno finisce in Consiglio regionale entro 15 giorni e vi faremo sapere se è volontà della Regione Toscana di intestarsi questo tavolo e di provare a rilanciare il polo di Piombino, oppure se fare gli spettatori. Grazie a te, se non ci sono altri interventi ostruzionistici nei confronti di Fabio Rampelli, io darei la parola, per concludere, ne sono orgoglioso, a Fabio in quanto amico, ma anche la massima autorità nel nostro Parlamento nazionale, con un unico avviso: il meeting è stato molto seguito su Zoom, ma soprattutto su Facebook. Alcune migliaia di persone ci stanno seguendo su Facebook. Parlo di migliaia di persone. Fabio, a te la parola. Tanto grazie Adolfo, è stato un piacere poter ascoltare tanti contributi, direi di alto profilo, peraltro comunque in uno spettro ampio. Abbiamo potuto vedere da tanti punti di vista, quello territoriale, quello sociale, quello occupazionale, quello industriale, quello geopolitico, quindi il momento della sintesi era ovvio, scontato che potessi farlo meglio di chiunque altro, soprattutto te, però mi corre l'obbligo di farti presente che a questo punto questo lavoro va completato, perché abbiamo giocato d'azzardo, abbiamo alzato il livello. E come dice spesso Giorgio Meloni, noi siamo un'opposizione costruttiva e quindi i nostri pensieri, le mozioni, gli ordini del giorno, gli emendamenti che sulla materia, senza che la tiriamo troppo per le lunghe, che ampliamo troppo il campo, abbiamo potuto diciamo offrire al dibattito generale in questi più o meno 8 anni, deve, a mio giudizio, perché ci sono tutti gli elementi per poterlo fare, assumere i tratti compiuti di una vera e propria proposta, visto che
Conte 1 e Conte 2 non l'hanno fatta, adesso vediamo di che cosa sarà capace in particolare il ministro Giorgetti, che sicuramente è di pasta ben diversa rispetto ai suoi predecessori di questi ultimi due anni, però io penso che le proposte che possiamo mettere in campo noi siano in grado di agevolare un eventuale percorso, tanto di chiarificazione, quello che diceva Torselli poco fa, il nostro consigliere regionale che saluto, è vero, la prima questione è stabilire se noi si debba continuare come Sistema Italia a produrre acciaio oppure se si debba andare sulla strada della riconversione, sia eventualmente nella lavorazione dell'acciaio cosiddetto ecologico, perché c'è anche questa definizione che non sfugge più, e sia eventualmente nella riconversione sì che semplice dei siti che sono stati fin qui ampiamente sfruttati e oggi risultano tutti fortemente inquinati e comunque fortemente impattanti rispetto alle comunità che vi abitano. È una scelta strategica. Noi mi pare che siamo orientati verso la possibilità di mantenere comunque un profilo industriale alto e quindi di continuare nella filiera produttiva di acciaio. Se questo è, io penso che conseguentemente però dobbiamo dire una cosa chiara e forte, cioè che lo Stato non può stare passi indietro rispetto a questa prospettiva, perché la produzione dell'acciaio è assolutamente delicata, perché la produzione dell'acciaio è comunque, piaccia o meno, in potenza fortemente inquinante, perché lo Stato non può, a mio giudizio, limitarsi soltanto a fare un'azione postuma di controllo e di intervento magari su tutto ciò che di negativo scaturisce dagli impattanti impianti industriali dell'acciaio stesso. Lo Stato deve far parte della cabina di regia, deve essere un traino, deve sentirsi anche addosso la responsabilità, nel caso in cui appunto dovessimo proseguire questa filiera, di rappresentare e costituire un modello mondiale, perché ci sono tanti esempi di riconversione, davvero ce ne sono a iosa, insomma. Il primo che mi viene in mente è il caso della RUR. La RUR è stato eclatante nella misura in cui ha subito degli interventi di bonifica, degli interventi di riconversione, degli interventi di riqualificazione di aree. Parliamo di un bacino che era pari più o meno a un terzo dell'intera gigantesca regione della RUR. C'erano 142 miniere che arrivavano ad estrarre circa 120 milioni di tonnellate di carbone all'anno, 31 porti industriali solo fluviali, e poi gallerie, strade, circa 840 chilometri di autostrade, 15.200 chilometri di strade urbane. Una roba gigantesca che è stata messa, a regime in soli 10 anni, dal 1990 al 2000, certo con la bellezza di 2,5 miliardi di euro di investimenti. E qui lì ce l'ha messi la Germania, non è che ce l'ha messi un privato. È ovvio che se si deve comunque accettare la sfida della riconversione, della bonifica, della compatibilità ambientale della produzione di acciaio, della riqualificazione delle aree che sono state fortemente danneggiate in questi anni, lo Stato ci deve stare dentro, lo Stato deve fare la sua parte, e io penso che possa anche trarne benefici, perché ecco, abbiamo fatto l'esempio della RUR, cioè liberamente oggi ad andarci e a passeggiarci dentro sembra di stare in una sorta di modello sociale, urbanistico, occupazionale, produttivo. Quindi se ci si mette la testa, parliamo di 320 chilometri quadrati di area, quindi insomma 17 comuni, c'è di tutto, ci sono aree ricreative, biblioteche, residenze, e c'è la produzione d'acciaio. Quindi io penso, quando mi viene in mente per esempio l'Ilva, perché le altre realtà industriali di Terni, Piombino e Genova sono simili, ma se possibile diverse, perché la vera e propria città dell'acciaio è l'Ilva, anche perché l'Ilva insiste sul Taranto. Cioè, quello potrebbe essere una sorta di castello d'acciaio vero e proprio, una realtà rappresentata da borghi, quindi da opportunità commerciali, da una sorta di esposizione permanente
dell'acciaio lavorato anche nella sua forma finale. Insomma, quando pensiamo all'acciaio davvero ci viene in mente di tutto, dagli elettrodomestici alle biciclette, alle scocche delle motociclette. Quindi si potrebbe e si dovrebbe associare perché questo aiuterebbe anche da un punto di vista socio-economico, associare la produzione d'acciaio anche alla commercializzazione a dettaglio di tutto ciò che può emergere in una ridefinizione complessiva di un impianto così impattante, ovviamente dando centralità alle azioni di bonifica ambientale e alla salvaguardia della salute dei cittadini e in modo particolare delle persone che sono più deboli, per come i bambini, che il loro impianto respiratorio lo vedono in formazione e evidentemente sono costretti a farlo convivere con i fumi e le polveri degli impianti citati. Quindi più o meno, concludo perché non la voglio far lunga, penso che a noi spetti il compito intanto di fare una sorta di ricognizione, di guardare oltreoceano al caso di Pittsburgh. Certo, lì diciamo che la dismissione è stata totale, perché oggi a Pittsburgh c'è la più grande città di Google e la trasformazione ha visto il sacrificio della produzione d'acciaio. C'è il caso Bilbao, dalle industrie siderurgiche e dai cantieri navali di Bilbao nasce la costruzione del museo Guggenheim e poi della relativa riqualificazione urbana, che è stata possibile anche grazie al circuito economico che si è attivato per la stessa riconversione. Poi c'è il caso della ThyssenKrupp, che non è soltanto quella di Terni, perché la ThyssenKrupp, come sappiamo, è un colosso tedesco che ha messo in campo la pianificazione di un impianto di idrogeno verde, quindi da 500 megawatt, un progetto che prevede la produzione di idrogeno verde alimentato da fonti rinnovabili entro il 2025, domani, sono 4 anni, è un primo, è un passo significativo nella direzione della decarbonizzazione della produzione di acciaio in Germania. Sono tutte questioni che comunque, diciamo, si interconnettono e che devono trovare una cabina di regia che sia capace di considerazioni sintetiche. Cioè non si può pensare soltanto a un aspetto, non si può pensare alla riconversione e alla riqualificazione, bisogna, se si deve comunque mantenere la linea della produzione. Però questi aspetti, io penso che noi più di altri siamo nelle condizioni di vederli convivere insieme, quindi di fare un'opportuna sintesi per, e concludo, garantire comunque la tutela degli interessi generali, la salvaguardia delle prerogative che devono essere in capo alla settima potenza più industrializzata del pianeta. Noi abbiamo una sensibilità particolare rispetto anche al tema della concorrenza sleale che viene esercitata da ex paesi emergenti, ormai ampiamente emersi, ma che comunque continuano a fare concorrenza sleale. Ci sentiamo portatori comunque di un modello anche valoriale e culturale, perché siamo gli epigoni della civiltà occidentale e quindi non possiamo certo prendere e buttare alle ortiche decenni di conquiste sociali, però ecco, tutto questo magma lo possiamo impastare per calare sulla siderurgia italiana un progetto che sono sicuro Adolfo riuscirà a diciamo così perfezionare, ascoltando anche le proposte che sono state fatte pervenire nel Vemimar di questa mattina un po' da tutti i soggetti interessati. Quindi grazie a tutti per questa finestra che si è aperta, grazie ad Adolfo per aver consentito davvero a voci così diverse comunque di quasi fungere da affluenti che hanno dato linfa vitale alla linea che scaturirà in Fratelli d'Italia anche grazie a questo contenitore. Grazie Fabio, un meeting che è durato esattamente 2 ore.
Web Meeting 2 ore con oltre 15 interventi, sindacalisti, amministratori, sindaci, assessori regionali, consiglieri regionali, parlamentari nazionali e parlamentari europei, con 5 città collegate, Trieste, Terni, Genova, Taranto, Piombino, un'assenza per colpa mia, la Sardegna, recupereremo su questo argomento. Credo che sia molto importante e concludo dando, per chi vuole, appuntamento venerdì alle 11. Abbiamo un altro appuntamento significativo come questo, sempre con in qual caso 4 città collegate, sul tema Iveco, no Cina, un tema fondamentale di politica industriale. Arrivederci. Senatore, posso fare una domanda? Senatore, chi parla? Sì, Antonio Mosca, Corriere dell'Umbria, Terni, una domanda proprio velocissima. Proprio ieri l'amministratore delegato Burelli dell'Aste ha detto che la vendita dovrà essere un'occasione per rilanciare e rafforzare il polo siderurgico ternano. Finora si è aperto comunque la procedura di vendita, ci sono state le prime manifestazioni di interesse informali, ma ci sono gruppi italiani e gruppi stranieri, tra cui ad esempio come gruppo italiano il gruppo Marcegaglia, che è stato l'unico finora che si è fatto avanti in modo esplicito, venendo a Terni, insomma, facendo degli incontri anche con le istituzioni. Rispetto al futuro acquirente, ecco, qual è l'identikit del futuro acquirente dell'Aste, secondo voi? Meglio un italiano piuttosto che straniero? Ci sono... Rispetto a questo, la prima cosa che chiediamo è che sia ripristinata la norma sul Golden Power, perché se il ministro Giorgetti ha detto che può utilizzare la Golden Power, deve sapere, qualcuno deve dirglielo, io l'ho detto, voglio dire, che deve innanzitutto ripristinare la norma che è scaduta il 31 di dicembre. Questo per poter lo Stato eventualmente intervenire nel processo di vendita, magari fermando un attore ove non gradito, ovviamente per motivi industriali, non per il suo passaporto. Per noi tutti i cittadini del mondo sono uguali, è chiaro che bisogna vedere il profilo industriale che si ripropongono di realizzare. È chiaro che se il soggetto italiano è preferibile, se europeo ovviamente anche, se internazionale chiediamo che ci sia particolare attenzione, perché cosa è accaduto nel passato, non solo in questo campo, che nella competizione globale c'è chi pensa ad acquisire un impianto, dico non solo in questo campo, pensiamo a Whirlpool recentemente, non tanto per valorizzarlo nella sua filiera internazionale, quanto per chiudere un pericoloso competitore. Purtroppo questo accade a livello internazionale, lo sanno bene tutti. E quindi se la Francia l'altro giorno ha minacciato la Golden Power per impedire che un'impresa canadese occidentale acquisisse una grande distribuzione alimentare come Carrefour, parliamo della distribuzione alimentare, che non mi sembra un asset strategico, perché l'Italia non deve predisporre uno strumento che lo tuteli ove vi fosse una scalata ostile? Questo sul piano della difesa dello Stato. È chiaro che poi dicevamo noi, ci vuole un piano nazionale. A cosa serve oggi Terni? Non a Terni, che è certamente importante non solo per l'occupazione, ma nel processo della siderurgia e della filiera produttiva italiana e dell'impresa manufatturiera italiana? Bene, se riteniamo che serve, c'è bisogno che lo Stato intervenga, anche con un attore che possono essere coprotagonisti, perché no, in alcuni casi. Quindi molta attenzione sul processo, che deve essere attenzionato dal governo, che deve avere gli strumenti e il Parlamento glieli può conferire per intervenire ove necessario e orientare il mercato su quelli che sono appunto le necessità strategiche del Paese, perché noi riteniamo che questa regia e questa strategia deve presiedere ad ogni cosa, anche all'azione libera di competizione tra privati. Quindi nessuna preclusione verso uno straniero. Ovviamente sappiamo bene che chi agisce nel proprio paese è sempre più attento a tutto il processo sociale e occupazionale. Un esempio, non sfugge a nessuno che il nuovo amministratore francese della grande società che è nata dalla vendita, non fusione, perché di vendita si tratta, della Fiat e del suo conglomerato alla Peugeot, o meglio allo Stato francese, nelle sue prime apparizioni in Italia ha parlato o ha fatto balenare in qualche misura che finirebbe con essere penalizzata la filiera dell'indotto italiano e che probabilmente i siti industriali italiani, essendo meno competitivi di quelli francesi o di altre
paesi europei, pensiamo a quello polacchi, verosimilmente saranno quelli che più pagheranno in termini occupazionali nel prossimo futuro. Quindi quando uno ha il passaporto della propria nazione, in qualche misura risponde alla propria nazione. Però guardiamo tutti con attenzione, diamo al governo questa facoltà dell'utilizzo ove necessario del Golden Power, soprattutto chiediamo che il governo convochi un tavolo per fare capire a tutti come si può elaborare un piano nazionale in cui il paese, e non solo il paese, capisca qual è la funzione di Terni rispetto agli altri siti produttivi nazionali. Grazie. Prego. Se c'è qualcun altro, poteva sempre intervenire qualche giornalista, già ci sono molti lanci di agenzie sul nostro sito, ben voluto. Altrimenti chiudiamo davvero con il saluto, come si vuol fare in questi casi, alzando una manina. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.